Fiorentina-Sampdoria, ovvero quando i miliardari abitano nei quartieri bassi. Alla fine i campioni d'Italia festeggiano sì il primo successo esterno del campionato e l'aggancio ai danni dei viola, ma per tutto il primo tempo all'Artemio Franchi di Firenze si è assistita all'ennesima puntata di Anche i ricchi piangono. Tanto vale dunque passare subito all'episodio chiave dell'incontro, schiodato da un inevitabile 0-0 dopo 38 inutili minuti. Corner di Ivano Bonetti, ma Reggini lascia la porta aperta e per Bjerkovud è un'occasione imperdibile. Ripresa decisamente più viva, anche se il manuale del calcio insegna altre cose. Radice deve fare a meno di Orlando e Borgonovo, ma soprattutto di Mazzinio, rientrante, si fa per dire, dopo una lunga assenza. La sua presenza in campo per quasi un'ora resta però un fatto inspiegabile. Doveva essere una domenica speciale sia per Branca, ex blu cerchiato, che per Dunga, aspirante doriano. Per entrambi invece si è trattato soltanto di una domenica sbagliata. La Samp capisce che osare è possibile. Lombardo prima colpisce il palo e poi spaventa Mareggini in posizione di sospetto fuorigioco. Ma a 18 minuti dal termine la Samp si inventa un contropiede capolavoro con Vialli che fredda faccenda e poi in fila di potenza all'incrocio dei pali. Tutto molto bello. Passano 5 minuti e la partita si riapre a sorpresa, ma la Fiorentina c'entra poco o niente. Sul colpo di testa di faccenda la collaborazione dello sventurato pari è infatti determinante. Maiellaro ancora a mezzo servizio ha solo l'ultimo quarto d'ora a disposizione, ma riesce lo stesso a dimostrare che il suo ingresso in campo è troppo tardivo. Nella partita degli svarioni il miglior cappello di chiusura lo offre Katanec, che fallisce così il terzo gol. E alla fine il saggio Vialli non riesce proprio ad entusiasmarsi.